sono disputati a Venaria i 65esimi campionati nazionali di WISP di corsa campestre. Tanti gli atleti al Parco Salvo d'Acquisti che si sono ritrovati per questa splendida gara. Una domenica di grandissima atletica con la SD Atletica Venaria e con Gaetano Favarò, che è il suo presidente, insieme a tutti i soci. La WISP con il cross nazionale al Parco Salvo d'Acquisto, una grande emozione per noi come assessorato allo sport e come città di Venaria Reale, che abbiamo creduto e affiancato questi ragazzi che hanno davvero realizzato un sogno: portare la grande atletica in un parco che pulsa in mezzo alla città, vedere il piazzale pieno di gazebo delle squadre, soprattutto sapere che sono ben 1293 gli iscritti, è davvero un piacere grande. Prima di passare la parola a Gaetano Favarò, voglio veramente ringraziare tutti, perché l'atletica a Venaria in questo periodo davvero è protagonista, con WISP, con quelle che saranno le manifestazioni in Mandria le prossime settimane. Davvero bellissimo vedere sport, salute, e oggi un momento speciale di cui ci parlerà anche Gaetano. Grazie davvero per tutto quello che stai facendo per la tua città, per i ragazzi e per lo sport. Una domenica 3 marzo che per noi è bellissima anche a livello atmosferico, per fortuna, al contrario dello scorso anno dove avevamo il campionato regionale e avevamo fatto 600 iscritti. Quest'anno abbiamo raddoppiato e fatto qualcosa in più. Siamo veramente contenti per l'aiuto che è venuto dalle società del Piemonte, che sono venute veramente in massa, e comunque un calcolo di 400 atleti che vengono da fuori regione, con, ora non voglio dire bugie, ma mi sembra un 53-54 squadre di tutta Italia, con singoli atleti o con 2-3 atleti. Tutti atleti che oggi competeranno per il titolo nazionale WISP, quindi di caratura molto alta, e alcuni parteciperanno addirittura domenica prossima anche al campionato nazionale di nuovo qui a Venaria. Quindi una bella cosa avere queste persone, comunque questa gente, siamo veramente contenti. E verrà ricordata con un minuto di raccoglimento la Maura che vice Conte, nostra amica, e ci è mancata. Ci sarà oggi suo fratello e siamo davvero contenti e davvero grati che lui sia con noi oggi e che sia con l'atletica. E io ringrazio davvero Gaetano. Grazie. Anche per la sua emozione, per tutto il cuore che ci mette nel fare le cose, perché questo parco Salvo d'Acquisto davvero da alcuni anni è rinato per una sua seconda vita grazie all'atletica. La sera, anche con il buio, con la nebbia, i ragazzi si allenano, e quindi c'è, noi siamo veramente fieri come città che lo sport e l'atletica abbiano anche in qualche modo fatto rivivere un parco per tutti e di tutti in questo quartiere. Grazie davvero. Grazie a tutti. Oggi si corre per Maura, una corsa a Torino a cui personalmente parteciperò su invito di una associazione di Venaria che si chiama Real Felicity, che mi ha chiesto di portare il loro nome e i loro colori. Partiremo, ci raccoglieremo in Piazza CLN davanti alla statua della Dora alle 16 e poi partiremo per la Just Woman I Am, una corsa per la ricerca del CUS, davvero un grandissimo delicio che insieme ai suoi ragazzi ha portato davvero questa manifestazione a dei numeri incredibili. Per la ricerca, per chi sta combattendo, per chi sta lottando e per chi purtroppo non ce l'ha fatta, ma saremo, Maura Viceconte sarebbe stata con noi insieme a tante altre persone di Venaria che purtroppo non possono esserci, una tra tutte Pina Sommella, che era una partecipante che purtroppo non sarà con noi. Ci saranno le figlie e il marito, saranno insieme a tutte quante, tante persone di Venaria, anche il Nordic Walking e tantissime altre associazioni che ringrazio. Una domenica all'insegno dello sport con il presidente del Parco della Mandria, l'avvocato Luigi Chiappero. Com'è andata? Benissimo, oggi c'erano quelli della mia età, ce ne sono sempre di più forti, ma l'importante è stare in salute.
perché da un certo numero di anni in poi è la salute che conta, non il risultato. E qui a Venaria c'è tanta gente che corre per la salute, molti meno per il risultato. Domenica aspettiamo gli atleti veri, quelli giovani, quelli forti, quelli che devono emulare Tamberi, e Venaria è una palestra fantastica per cominciare a fare qualcosa di positivo nella vita sportiva. Forza Venaria, forza Parco, forza Torino, forza Piemonte, forza Italia. Oggi si è corso anche in memoria di Maura. A Maura dedicheremo il campo da cross della Mandria, rimarrà con noi per sempre, è con noi per sempre, cambia solo il modo di rapportarci alle persone che non ci sono più. Prima ti abbracciavi, urlavi, cantavi, adesso con la testa, col silenzio, con la meditazione ci pensi e quelle persone sono sempre con noi. Lo sport mantiene i giovani, siamo con Francesco Togo, quanti anni ha? 84 e 20. Com'è andata? In Calabria, a Cosenza. Com'è andata oggi? Male, perché io questo qui è una corsa che la faccio con 24 minuti e oggi ho messo mezz'ora. Da quanto tempo corre? Sono cominciato che avevo 50 anni, adesso è il mese di luglio che non corro più. Corre per l'Atletica Settimese? Sì, per 25 anni sono stato dominatore assoluto del Canavese, campionato canavesano, montagna, strada, maratone, tutto. Il tempo di oggi? 30 giusti, mezz'ora.